I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 2/03/2006 e alle delibere Agicom 26/08 CIR e 15/04 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri. Puoi venire anche tu dove il cielo è più blu. Lunedì sera, buonasera dunque amiche e amici, ben ritrovate. Appuntamento serale quello delle ore 20-40 minuti, comunque sempre tutto concentrato con notizie e super consigli, quindi rilassatevi e ci divertiamo un po' insieme. Vado di nuovo a salutarlo dopo il pomeriggio insieme. Ciao Lio, ben ritrovato. Ciao Sheila, ben ritrovata. Buona lunedì sera a te in studio, buona lunedì sera Marco, ma soprattutto ancora una volta buona lunedì sera a tutti voi che ancora una volta avete scelto, state seguendo Casalotto. E allora fatelo per l'intera puntata, ci sarà anche il dopo Casalotto in questo lunedì sera, quindi noi ci saremo e chiaramente accoglieremo anche tutti voi. Ci sono molte persone nuove che stanno seguendo Casalotto, vi ringraziamo veramente di cuore. Come sempre nel corso di questa diretta andremo a vedere le vincite di sabato sera. Beh, sabato sera è stata un'estrazione importante anche senza il 90, ma abbiamo tirato a casa molti ambi a ruota, anche a tutte le ruote, e poi ci saranno le nuove condizioni, pochi numeri, i migliori in assoluto, ed è chiaro che non mancheranno anche in questo lunedì sera anche le notizie di intrattenimento, vero Sheila? Ah guarda, sarò molto veloce e sintetica, parleremo di Selvaggia Lucarelli che dice no a un'intervista, poi parleremo di Cristina D'Avena per i suoi grandi fans da pochi giorni, perché è uscito, me lo sono annotato, il 25 mi sembra di novembre, sì, il suo nuovo cofanetto dove all'interno ci sono tante canzoni per i suoi 40 anni, insomma, di carriera. E poi è da Guinness dei primati il gatto più la gatta, una femminuccia più anziana del mondo. Sapete quanti anni ha? Quanti? Il mio visse di 17 anni, questo ne ha 10 in più, questa. Caspita! 27! Tantissimi! Tantissimi. Già 17 per il mio, ma 27... altre 10 anni. Più di un quarto di secolo, Mamma, tantissima roba. Ma che meraviglia. Dai, vedremo anche le fotografie dopo. Bene, molto ma molto bene. Allora, buona serata ancora a tutti voi. Iniziamo ad entrare nel tecnico della diretta di Casalotto per quanto riguarda questo lunedì sera, chiaramente con l'aggiornamento valido domani sera. E allora iniziamo a vedere gli ambi a tutte le ruote. 486, ambo nel pagliaio. Purtroppo non è arrivato alla ruota del lotto di Bari, se l'è preso Palermo, però un ambo secco, come io e Marco consigliamo, è sempre giusto giocarlo anche a tutte le ruote, perché comunque paga tanto. E allora attenzione, perché con il classico euro, 2 euro, 3 euro, 10 euro del 486, beh, questo 486 con 10 euro è come se fosse arrivato a ruota, quindi bisogna fare una scelta anche nel gioco del lotto per cercare appunto di ottimizzare le vincite. Comunque questo è arrivato, l'abbiamo tirato a casa, è ancora 80-88 nei radicali. Fine mese i radicali sono sempre importanti, e anche questo 80-88 è arrivato a tutte le ruote, sempre a tutte le ruote il 44 col 55 dal 5 44 55, e siamo sempre a tutte le ruote.
note è un piccolo ambo, ma cambia subito la solfa perché il 739 è l'ambo energetico alla ruota dell'8 di Venezia dal Bari Venezia. E beh, attenzione, perché questo è arrivato semplicemente al secondo colpo di gioco e ve l'ha portato Marco proprio nel dopo estrazione. Bravi, complimenti, perché è così che si fa. 8.59 l'abbiamo dato alla ruota dell'8 di Milano, attenzione perché è arrivato in nazionale, ma anche questo è un altro ambo secco. Così come alla ruota nazionale il 4 con l'8 dai numeretti, dal terno di numeretti 4, 7, 8, ecco il 4 con l'8 che è arrivato semplicemente al secondo colpo di gioco alla ruota nazionale. Avevamo Bari nazionale, questa formula veramente importante. E poi Napoli 34-85, altro ambo secco, perciò è andata sicuramente bene, ma vogliamo di più. E allora, visto che il 90 non si è presentato sabato sera, io inizierei in questo lunedì sera proprio con tutto e solo sul 90, magari Lollo, vediamo le condizioni qua da Casalotto, perché è importante seguire queste condizioni che determinano il 90. E allora, il Cagliari-Firenze dalla 2.88, ed è una condizione fortissima, classica condizione per il 90, confermerà il 90, il 10.40 conferma gli abbinamenti, Cagliari-Firenze due ambi e un terno secco, ma il pezzo forte sarà il 90 di Palermo, perché con questa doppia condizione legata al 90, beh, attenzione, perché qua abbiamo l'informazione interno secco. Io scappo in redazione per passarvi questa piccola informazione che sicuramente farà la differenza. Redazione. Molto bene, allora partiamo veramente alla stragrande con tutto e solo sul 90 di domani sera, del martedì sera, e il portale 895095, ripeto 895095, è a vostra completa disposizione, da rete fissa e dai cellulari. E allora, come prima vi ho preannunciato, avrete il 90 del martedì sera interno secco alla ruota dell'8 di Palermo. Una sola ruota, un solo terno secco, è così che si deve valutare il terno secco. E allora attenzione, perché Palermo ha due somme 90, ha la 33.57 ma anche la 4.86. Allora attenzione, perché vedete che il terzo estratto è un bel 49, e qua tramite questa formula il 90 deve ritornare frettoloso a Palermo. Valutate attentamente questo terno secco, il Cagliari-Firenze con il 2.88 e 10.40. Beh, altra conferma strabiliante per quello che sarà il 90. E allora, signori, attenzione, perché adesso, in questo lunedì sera, tramite l'895095 avrete questa informazione, tutto e solo sul 90 di domani sera. Non esitate, perché la condizione è inconfondibile, e questo è il 90 di fine mese di Lio e Marco. Via con le vostre chiamate, 895095, tasto 3. Scimmia. Cara, maiottella mia,
i sogni miei. Giorno dopo giorno, sai, impazzir mi fai. Bacio dopo bacio, sai, a te mi legherai. Ottima informazione, come sempre ristretta, perché a Palermo ci sarà un Terno Secco 90 super protagonista dalla doppia condizione 33-57 e 4-86, che poi è proprio lambo nel pagliaio di somma 90. Allora non esitate, non perdete questo terno con il 90, Palermo una ruota. E poi c'è il Cagliari Firenze, che con questa doppia condizione 2-88 e 10-40, beh, è un richiamo forte per il 90. 895-095 ancora a vostra disposizione per avere, per sapere tutto sul 90 di domani sera, che sarà anche l'ultima estrazione di novembre. Sheila. Allora parliamo di Selvaggia. Luca Raelli, che si è fatta intervistare e ha spiegato, ha parlato un po' di Caroline Smith, ma ha parlato anche di Francesca Fagnani e il motivo per il quale non ha deciso di non farsi intervistare da lei, la Fagnani, che tra l'altro è reduce da una edizione cult di Belve, che è il programma televisivo appunto che conduce. Ha intervistato Francesca diversi, eccola qua, la vediamo in foto, immagini, Francesca Fagnani, diversi personaggi come Rocco Siffredi, Anna Maria Bernardini De Pace, Eva Grimaldi, Vera Gemma, e voleva intervistare proprio anche lei, Selvaggia Lucarelli, ma niente, non c'è stato da fare, non è riuscita a convincerla. Anche perché la Lucarelli in questa intervista ha detto queste parole: di Francesca Fagnani lei vuole vincere, non conoscere l'intervistatore, che è molto diverso. E tu perderesti con lei, gli viene chiesto la Lucarelli. Beh, la sua risposta eccola qua: vuole vincere nel senso che sono interviste che illuminano più lei che l'intervistato, tutto qui. Il perdere è non avere nulla da guadagnarci, nel mio caso. Io faccio la giornalista, spiega la Lucarelli, ho la possibilità di dire tutto quello che voglio con i miei strumenti diretti e quindi niente, è rimasta a bocca asciutta Francesca. E beh, avrà avuto le sue motivazioni a Lucarelli. È chiaro che comunque ognuno ha le sue motivazioni, però parlando di Francesca Fagnani, sai che mi piace molto. Tu segui Belve? Hai seguito qualche sua intervista? Sì, io l'ho seguita allorquando intervistò Rettore, perché è chiaro, non potevo perdermela. Certo. E da quel momento mi è piaciuta appunto questa trasmissione Belve di Francesca Fagnani, e qualche volta riesco a seguirla, e sicuramente molti molti complimenti, perché va diretta, non ha pedi sulla lingua, e quindi quello che deve chiedere chiede. E manca la Lucarelli, è una che sì, certo. Quindi sarebbe stata molto carina invece l'intervista. Infatti. Vabbè, peccato, la seguiremo in altre occasioni a Lucarelli, come appunto a Ballando con le Stelle, ormai riconfermata da tante edizioni tra i giudici del programma di Milly Carlucci. Cambieremo argomento, poi parleremo di Cristina D'Avena, ma tra poco, perché adesso torniamo con te, Lio, vai. Certo che sì, allora attenzione, perché ora abbiamo un altro momento importante da dedicare all'ultima estrazione del mese di novembre, estrazione di domani sera, con ambo segreto del numeretto 9. Un ambo secco sarà proprio il primo ambo che voi potrete ascoltare nel prossimo portale, quindi sempre con il numeretto 9 ci sarà il terno perfetto, quindi c'è un altro numeretto vicino a questo 9, valutiamo attentamente il 9, numeretto 9. E poi sempre con la stessa chiamata, perciò non vi chiedo un'altra
chiamata per quello che è l'88-89 e sapete bene che a fine mese sia l'88 e 89 diventa sempre imperdibile. Allora attenzione, perché qua avrete veramente il meglio con speciale numeretto 9, speciale 88-89. E vi dico un'altra cosa, se volete valutare anche solamente e semplicemente l'ambo secco con il 9, entrate nel portale dopo aver ascoltato l'ambo con il 9, chiudete la chiamata così non sarete distratti dal terno perfetto sempre con il 9 e dall'88-89. Sapete bene che credo tantissimo in questo ambo di lotto segreto, anche perché è andata molto bene all'inizio di questo mese di novembre con tutti quei 9-23, e allora attenzione, sarebbe giusto e utile chiudere il mese alla grande con questo nuovo ambo secco. Redazione per un momento, perché sta per partire questo portale, andiamo di là. È universale, è l'abbinamento dell'88-89, un cavallo di battaglia di Lio e di Marco oramai dal 1998. Allora signori, attenzione, perché avrete modo di avere questa informazione semplicemente all'89-22-77, ripeto 89-22-77, e chiaramente dopo il tasto 3 ascolterete la mia voce che vi detterà questo ambo da accostare all'88-89. Signori, attenzione, perché siamo a ruota unica, fantastico sia questo 88-89, ma fantastico questo ambo da abbinarci. Attenzione, perché questa informazione può andare oltre all'ambo, quindi seguitemi attentamente, si tratta di avere questo abbinamento universale a ruota unica, sempre importante il numeretto 9, e anche qua 9 in lotto segreto con un solo ambo secco dal 1998. Allora attenzione signori, perché ambo segreto eterno perfetto con il numeretto 9 saranno vostri sempre all'89-22-77. Chiamata unica, tasto 3 da rete fissa dai cellulari, fate vostra questa piccola ma grande informazione che saprà far la differenza. Tornate in studio, ma prima di andare avanti con le notizie, caro Lio, ti riferisco qualche messaggio insomma che stanno arrivando su WhatsApp, perché la gente da casa ovviamente è attratto da questo super mega magico consiglio che avete pensato proprio per il compleanno oggi di Marco. Quindi
Lo puoi riproporre, vero, ancora? Ma penso di sì, vorrei riproporre questo consiglio perché anche questo pomeriggio abbiamo parlato di questo terno secco, il terno del compleanno di Marco, quindi è da valutare attentamente domani sera, anche perché questa informazione è un'informazione che io e Marco prepariamo ed elaboriamo chiaramente una volta l'anno, visto che il compleanno è semplicemente una volta l'anno. E allora anche quest'anno, come tutti gli altri anni, ci sarà questo terno secco. Sono tre numeri secchi, questo sarà il terno del compleanno di Marco, perciò attenzione, perché già questo pomeriggio è stato un vero successo. Io credo molto in questo terno secco, in questi tre numeri secchi, perciò adesso penso che possiamo riparlare di questa informazione, e sempre in questo portale, perciò sempre con la stessa chiamata, avrete anche la possibilità di avere e di ascoltare l'ambo con il 90 di Marco, ruota unica per quanto riguarda questo ambo secco. Bellissimo questo ambo secco, piace molto anche al sottoscritto questo ambo secco, ruota alta. E allora attenzione, perché una sola chiamata per avere ambo con il 90, una sola ruota per avere il terno del compleanno di Marco. E guardate, signori, che alle volte bastano veramente pochi numeri, i migliori in assoluto, proprio per centrare l'ambo o il terno a ruota. E allora io inizio ad andare in redazione e sarei veramente molto felice di riproporre questa informazione. Di là in redazione vedremo appunto se sarà possibile magari riutilizzare quel fantastico portale al costo di un caffè. Andiamo di là. Molto bene, allora attenzione, perché forse arriva il portale al costo di un caffè, io lo spero veramente tanto, anzi tantissimo. Eccolo, è lui, è arrivato. E allora iniziate adesso, entrate da Rete Fissa dai cellulari, il costo è poco più di un euro per tutta la durata della telefonata. Qua avrete un terno secco, il terno del compleanno di Marco, quindi attenzione, perché questo terno secco, signori, in realtà è veramente alla portata di tutti voi. Valutatelo attentamente, perché una sola volta l'anno io e Marco possiamo valutare determinati numeri come quelli del compleanno. E poi attenzione, perché sempre con la stessa chiamata e sempre al costo di un caffè avrete anche l'ambo con il 90, una sola ruota, un solo ambo secco. E allora io vi ho detto tutto, ora vi lascio entrare all'89 22 88 per avere l'ambo e il terno secco che Marco ha preparato esclusivamente per voi. Via con le vostre chiamate. Where I can lay my head. Hey, mister, can you tell me where a man might find a bed? He just grinned and shook my head. No, was all he said. I went looking for a place to hide. When I saw her coming and the devil walking side by side, I said, hey, come on, let's go downtown. Oh, well, she said, I gotta go, but my friend can't stick around now. Take a look. Put the love on the line.
waiting on the judgment day. Well, youth, my friend, what about young Galilee? He said, do your favor, someone, just stay and keep Annalie calm. Allora vi ho portato Lambo con il 90, una sola ruota, preparato da Marco, e questo è un ringraziamento per tutti coloro che nello stesso portale hanno ascoltato il terno del compleanno di Marco. Quindi chi ha ascoltato questo 90 in ambo secco è a posto per quanto riguarda il 90 di domani sera, ultima estrazione di novembre. Scela. Oh, chiudiamo il blocco più importante, quello della prima mezz'ora, insomma, di Casalotto, parlando di Cristina D'Avena, che è felicissima perché sa di essere amata sia da bambini che dai nonni, che dalle nostre generazioni. Ebbene, da qualche giorno, come vi dicevo in apertura, il 25, sì, di novembre, è uscito questo cofanetto dal titolo Il sogno continua, per festeggiare insomma i 40 anni di carriera di Cristina D'Avena, un traguardo che permetterà ai fan di scoprire tante sorprese che si sommeranno a quelle del disco, quindi inediti, rarità, chicche, oltre alle sigle più amate, conosciute e recuperate dai master originali, tra cui anche alcune canzoni tratte dalle serie televisive che hanno fatto la storia delle nostre generazioni, quindi gli anni tra gli 80 e i 90. Spiega che, sappiamo che lei iniziò veramente da piccinina, da ragazzina, mai avrebbe immaginato di arrivare sino a qui, e siccome il suo pubblico appunto è molto misto, ha voluto dare a tutte le generazioni che la seguono di condividere con tanti personaggi. Vi cito per esempio c'è Orietta Berti, con la quale canta il valzer del Moscerino, poi Miss Keta canta Antrace e canto con un poi con un DJ che è molto famoso su TikTok, Dragon Ball. Poi chi c'è anche? Cristiano Malgioglio, c'è Elettra Lamborghini, insomma ci sono veramente diversi personaggi, un vero successo tutto meritato per Cristina D'Avena. Sono molto contenta, bello. Sicuramente tu come fans di Cristina D'Avena, appunto, penso voglia. Che sarai la numero uno, sicuramente conosci tutte le sue canzoni. Che dire, 40 anni sono 40 anni, non sono 4 anni, quindi pensate che sono 40 anni veramente che arrivano le canzoni di Cristina D'Avena, e devo dire che sicuramente con la sua musica, le sue canzoni, è riuscita veramente a catturare tante generazioni, un vasto pubblico, quindi dai piccini agli adolescenti, agli adulti, alle persone un po' più su con gli anni, anche perché la musica di Cristina D'Avena piace veramente tantissimo. Di conseguenza non ci resta che fargli veramente tantissimi complimenti per quanto riguarda i suoi 40 anni di carriera, ma anche per quanto riguarda appunto lei così com'è, perché è semplice, sicuramente molto brava, professionista e professionale, quindi altrettanti anni così di successo. Dai, un bel traguardo professionale, insomma, arrivare a festeggiare i 40 anni, anche perché tutte le generazioni hanno cantato le sigle dei cartoni animati. Quella con Malgioglio hanno cantato insieme Calimero. All'inizio lui ha pensato che fosse impazzita, poi hanno fatto una versione simpatica, un po' latinoamericana, che a Malgioglio gli è molto piaciuta. Insomma, ci sono veramente vari personaggi, un cofanetto che da qualche giorno è, insomma, è disponibile, ed è un bel ricordo per chi ama, anzi dovrei prenderlo, che ne sì, dici? Certo, così c'hai tutta per la una fans no? In prima linea come me da sempre. Non puoi non averlo, è vero. No? Ho anch'io le mie canzoni preferite, ovviamente. Insomma, io mi ricordo comunque quando ero ragazzino che già si sentiva con i puffi Occhi di gatto, sì, no, Chi sbilicia, ne ha insomma, tante, ne ha fatte veramente tante di canzoni, e come Sheila ha detto,
poi comunque ognuno ha veramente le sue preferenze, no? Esatto, noi tra pochi secondi andremo in pubblicità, parleremo poi della gatta più anziana da Guinness proprio dei primati e poi l'ultima occasione per te, caro Lio, di seguirti in redazione. Tutto questo tra pochissimo dopo la pubblicità. Certo che sì, allora state con noi, non andate via, tra poco. Ci risiamo, eccoci, il dopo Casalotto, altri ultimi, insomma, 10 minuti, importante seguirci fino alla fine, tra poco vedremo le immagini del gatto che è stato decretato dal Guinness dei primati, il più anziano, il più longevo, ne ha 26 ed è ancora vivo e vegeto, ma tra poco, perché andiamo subito te, Carolio, ti seguiamo in redazione e poi parliamo del nostro micio. Certo che sì, allora ultimissima possibilità per avere il terno del compleanno di Marco, un solo terno secco, valutatelo attentamente, quindi ancora tantissimi auguri a Marco, siamo ancora nella giornata del compleanno e allora attenzione perché Marco ha preparato questo terno secco, tre numeri secchi, sempre nello stesso portale avrete anche la possibilità di avere l'ambo con il 90 di Marco, una ruota, un solo ambo secco. E allora per l'ultima volta in questo lunedì io vado in redazione per passarvi questa informazione. Beh signori, è il momento veramente di esserci, perché se no per avere il terno del compleanno di Marco bisognerà aspettare un intero anno. E allora redazione per questa fantastica informazione. Allora, ultimissima possibilità, sempre all'89-22-88, ripeto 89-22-88, al costo di un caffè per tutta la durata della telefonata. Terno secco, terno del compleanno di Marco, beh questo è un terno da valutare molto bene domani sera, quindi è un evento, quindi ascoltatelo adesso, altrimenti dovrete aspettare un intero anno per avere questa informazione. E poi ambo secco, ambo con il 90, perciò adesso all'89-22-88 avrete un ambo, un terno secco, ricordo che l'ambo con il 90 sarà ad una sola ruota, e questo ambo come ringraziamento è l'ambo di Marco, appunto perché molte persone hanno fatto gli auguri a Marco e hanno ascoltato il suo terno secco, quindi in questo portale come ringraziamento Marco ha voluto inserire questo ambo di due numeri ad una sola ruota. Via con le vostre chiamate, 89 22 88 tasto 3. Siamo pronti? Siete voi anche da casa insieme a noi a vedere le immagini della gatta più longeva del mondo, perché la signorina in questione, si chiama Flossie ed è il gatto ufficialmente più vivente, più vecchio del mondo, perché ha 26 anni e 300, per l'esattezza, 29 giorni. È paragonabile a un essere umano di 120 anni. Allora, vi racconto in breve la sua storia, perché ha cambiato vari proprietari, insomma, in tutto questo periodo della sua vita.
Intanto è nata classe 1995. Allora, è divertente la sua storia, i suoi padroni, perché la prima, insomma, da giovane ha vissuto in una colonia di gatti randagi, poi ha trovato la prima padroncina e vi è stata per 10 anni. Poi è mancata la proprietaria, è stata accolta dalla sorella della prima, con cui ha vissuto per altri 14 anni. E per gli ultimi 3 anni successivi è passata a casa del figlio della donna, quindi insomma tutto fatto da parenti, e l'ultimo proprietario, appunto il figlio della seconda padroncina, agli stessi anni della gatta, ne ha 26 praticamente. È un po' acciaccata, perché è sorda, fa un po' fatica ad entrare nella lettiera, va aiutata nelle pulizie, però il nuovo proprietario, eccola qua, Vicky, è abituata, perché pensate che il suo gatto precedente è vissuto fino a 21 anni, quindi insomma chi meglio di lei saprà come accudire gli ultimi mesi, forse ancora qualche annetto, può dirlo, le vite dei gatti, guarda. Se è in piena salute, chiaramente come sembra, qualche annetto potrebbe sicuramente ancora vivere, beh, già un traguardo fantastico, quindi sicuramente ha sofferto anche lei, appunto per quanto riguarda tutti questi cambi di padrone, però ce l'ha fatta. Beh, è stata amata e coccolata, dai. Sì, sicuramente ha trovato delle persone molto affettuose, che comunque anche se nel corso della sua vita ha cambiato più padroni, l'hanno veramente amata e coccolata, e questo può sicuramente anche contribuire al benessere e alla salute quindi di un animale. Questo, esatto, certo che sì. Ultimi 3 minuti e mezzo, coccoliamo invece voi che siete molto bravi a coccolare le amiche e gli amici con i vostri consigli, Lio. Dai, diamo l'ultima occasione per loro. Certo che sì, ultima occasione proprio con l'ultimo numero per l'ultima estrazione del mese, ovvero tutto e solo sul 90 di domani sera. E allora redazione per l'ultima volta. Ultima redazione di questo lunedì sera è di scena l'895095, ripeto 895095, e dopo il tasto 3 da rete fissa dai cellulari avrete il 90, tutto e solo sul 90 di domani sera. Partiamo dalle ruote alte, Cagliari-Firenze, la 288, il 1040, questi zerati fantastici sono la conferma del 90, perciò attenzione, perché diventa interessante la formazione con 2 ambisecchi e il terno con il 90. Cagliari-Firenze, la doppia condizione di Palermo, 33-57, 4-86. Beh, qua non possiamo essere indifferenti sul gioco del 90, perché queste due condizioni sono veramente molto forti. E allora attenzione, signori, perché adesso tramite l'895-095 avrete questa possibilità importantissima, soprattutto imperdibile. 90 di domani sera, fatelo vostro all'895-095, tasto 3. We'll be right back.
amici, tempo dei saluti. Allora, grazie per averci seguito. Domani ci saremo di nuovo in diretta a 14.30, mi raccomando, sin d'ora in bocca al lupo, ultima estrazione del mese, importantissimo, speriamo sia una bella estrazione. Sbaglio, mi confermi, ci siamo domani insieme ancora? Assolutamente sì, saremo ancora io e te, Sheila. Bene, dai, che bello allora, buona serata, ci vediamo domani allora. Grazie anche a te e a tutti voi, buona serata, buon appetito e buona continuazione, a domani, ciao ciao.